Bentornati nel canale di Mariella Fantasy. Quello che voglio mostrarvi oggi è un fermaporta a cactus rotondo con fiore laterale. Vi mostro nel dettaglio quello che ho fatto così per darvi qualche spunto. Come vedete, il cactus, che è una pianta grassa, eh, esiste in natura realmente eh, osservando qualche foto su internet eh, ho notato sono rimasta diciamo colpita da questi particolari dei fiori laterali così come se fosse una ragazza con un fiorellino eh, tra i capelli eh, per cui ho voluto a modo mio riprodurre un attimo nella forma più realistica possibile questo fiore con tantissimi petali eh, con tanti colori e tante sfumature, io le ho volute rese, rendere così: con il bianco, il giallo e il marroncino sulla punta del, del polline, e il rosa eh, con un gambo dietro, grassottello, il eh, dettaglio. Più Originale, se vogliamo, è quello della riproduzione del pietrisco. Sapete, molte piante grasse ornamentali vengono decorate con delle eh, pietruzze del pietrisco in gergo detto bianco, no? Che si, che si sparge proprio sopra il terriccio per far spiccare il colore della pianta, altrimenti si confonderebbe un po' troppo col marrone della terra poi ehm, all'interno ho messo un vasetto vero in plastica riempito dentro c'è un sacchettino pieno di sabbia e poi ho cucito le parti se desiderate conoscere altri dettagli riguardo la lavorazione scrivetemi nei commenti e sono lieta di rispondere spero che vi piaccia questa mia idea di cactus fermaporta molto funzionale è al tempo stesso bello, decorativo. Adesso lo attaccherò perché ancora non l'ho cucito, vedete? Vi mostro questo terriccio con punto popcorn sparso, quindi è un punto fantasia perché l'ho improvvisato proprio per dare l'idea, vedete, delle, delle pietruzze. Inizia es es esattamente come per gli aumenti in un anello magico di sei maglie basse, soltanto che poi, man mano che noi facciamo i giri di aumenti, spargiamo quella, questi punti popcorn, considerandoli un punto unico. Quindi, nel, nel momento in cui voi eh, affrontate i giri di aumenti, perché questo è un disco, quindi è tutto costituito da giri di aumenti. Considerate che se dobbiamo fare una doppia e sette singole, sto facendo un esempio, noi faremo una doppia maglia bassa e tra queste sette singole, una la dedichiamo al punto popcorn, una o più di una, a seconda di come lo vogliamo distribuire, come se fossero tante pietruzze, ed effetti, l'effetto ottico è proprio quello: tra l'altro, il bianco il bianco spezza benissimo con il verde. Questo è un verde muschio meraviglioso che mi sono ritrovata. La lavorazione è stata un po' complicata perché è un filo sottile e, e presenta delle, un po' di pelucchi. Eh, si presta bene per, per l'effetto della pianta grassa, però nella lavorazione è un po' antipatico perché i fili tirano. Eh, comunque, ve la mostro un attimo. Ancora la devo cucire, come vi ho detto prima, la devo bloccare però. Eh, non l'ho fatto proprio per mostrarvi l'effetto del terriccio. Scrivetevi nei commenti se vi è piaciuta e se volete che eh, realizzi un tutorial descrittivo proprio per voi. Per il momento da Mariella Fantasy, è tutto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. E alla prossima! Ciao, lasciate tanti like. Ciao ciao!